Benvenuti a TeleCRU, notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In prima commissione sono stati esaminati il rendiconto finanziario dell'anno 2017 e l'assestamento 2018-2020. La prima commissione consiliare, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato il rendiconto finanziario 2017 dell'Assemblea Legislativa. Inoltre, il vicepresidente di Palazzo Cesaroni, Marco Vinicio Guasticchi, ha illustrato la proposta di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020. Il rendiconto 2017, che ha avuto il via libera con la sola astensione del Movimento 5 Stelle, ammonta a 22.198.000 euro e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 5.981.000 euro. 1.660 euro. Per quanto attiene l'avanzo di amministrazione, 1.162.000 euro riguardano i fondi disponibili, 4.764.914 euro sono i fondi accantonati e 54.717 euro i fondi vincolati per le funzioni delegate da Agcom. Le spese che incidono maggiormente sul bilancio dell'Assemblea Legislativa sono rappresentate da redditi da lavoro dipendente, 5.982.265 euro, trasferimenti correnti a ISUC, Centro Studi, CAL, Fondo Previdenza, patrocini onerosi 5.881.696 euro, acquisto di beni e servizi, include indennità degli amministratori regionali 5.465.947 euro, l'esercizio 2017 è l'ultimo che prevede la gestione separata del Fondo di Previdenza. Anche per l'anno 2017 è stato confermato il generale contenimento della spesa per il funzionamento dell'Assemblea. Indennità amministratori dagli oltre 9 milioni del 2012 si è passati agli 8.132.000 euro del 2017, il funzionamento da 3.490.000 a 2.037.000, personale da 7.602.000 del 2012 a 6.419.000 euro dello scorso anno. Il rendiconto economico patrimoniale riporta un risultato di esercizio positivo di 1.339.745 euro. Per quanto riguarda la proposta di assestamento al bilancio dell'Assemblea Legislativa per il triennio 2018-2020 si prevede l'utilizzo di un avanzo libero che per l'annualità 2017 è pari a 1.162.000 euro. Di questi, 755.000 euro saranno impiegati per interventi di straordinaria manutenzione della sede di Palazzo Cesaroni, oltre 55.000 euro per uno studio sulla staticità dell'edificio, circa 237.000 euro per il potenziamento informatico, 177.000 per spese investimento, 80.000 euro saranno destinati a patrocini per iniziative di istituzioni o privati del settore sociale, 40.000 euro per progetti di collaborazione con l'Università di Perugia, 50.000 euro infine per l'adeguamento del fondo rischi. Sono arrivati in prima commissione anche il rendiconto 2017 e l'assestamento per il triennio 2018-2020 della Regione Umbria. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2017. Subito dopo, la Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, ha illustrato ai commissari l'assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria. Il rendiconto 2017 è stato approvato a maggioranza con i voti favorevoli del Partito Democratico e quelli contrari del Movimento 5 Stelle di Forza Italia. Dal rendiconto, ha spiegato la Presidente Marini, emerge che nonostante ulteriori tagli alle risorse regionali, la Regione è riuscita a garantire il rispetto dei vincoli sempre più stringenti grazie all'opera di razionalizzazione e contenimento delle spese senza incidere sui servizi. Il rendiconto evidenzia il rispetto del pareggio di bilancio, l'equilibrio finanziario dei conti sanitari, l'elevato grado di realizzo delle entrate, i risultati della lotta all'evasione, la rapidità nei pagamenti dei beni e servizi, la riduzione della spesa per il personale e l'utilizzo marginale della leva fiscale. In campo sanitario, oltre al rispetto dei tetti di spesa, si registra il mantenimento del ruolo di benchmark, l'attivazione di linee guida per la riduzione della mobilità passiva extra regionale e la
copertura integrale delle perdite delle ASL. Presentando alla Commissione l'assestamento triennale, la Presidente Marini ha sottolineato come anche per il 2018 vengono confermati gli equilibri di bilancio nonostante l'Umbria contribuisca con 45 milioni di euro al risanamento dei conti del Paese. La proposta di assestamento, che è di circa 4 milioni di euro, cerca di garantire risorse ai capitoli di bilancio sottodimensionati nelle previsioni, utilizzando l'incremento delle entrate dovute al maggior gettito soprattutto derivante dal recupero fiscale IRAP 800.000 euro e della tassa auto 500.000, ma anche dall'incremento di entrate extratributarie 2 milioni e dai risparmi per oneri sui mutui 6.550.000 euro. I principali interventi contenuti nella proposta di assestamento sono 780.000 euro per le attività culturali, lo spettacolo, il turismo, suddivise in 270.000 euro per spettacoli, 250.000 per la promozione turistica, 80.000 per il sistema museale, 30.000 euro per Umbria Jazz e 90.000 euro per il Teatro Stabile dell'Umbria. All'agricoltura vanno 532.000 euro, di cui 100.000 per i danni della fauna selvatica, 140.000 euro per l'irrigazione, 65.000 per il settore ittico, 100.000 per l'Associazione Allevatori dell'Umbria ed altri 100.000 per la promozione del settore agroalimentare. Al sistema della protezione civile andranno 150.000 euro, 45.000 gli emigrati umbri all'estero. Per il Minimetro sono previsti al Comune di Perugia 1.500.000 di euro per il 2019 e per il 2020. 600.000 euro andranno ai comuni come parte dei proventi derivanti dalle sorgenti termali e dall'imbottigliamento delle acque minerali. Per gli scuolabus dei piccoli comuni sono previsti 100.000 euro. 700.000 euro vanno al comune di Perugia per il Palo Evangelisti e al comune di Marciano per l'impianto sportivo del Polo Scolastico Salvatorelli. 150.000 euro all'anno sono destinati alla Sagra Musicale Umbra. C'è poi un contributo straordinario di 80.000 euro all'anno per il Teatro Lirico di Spoleto. Per l'adeguamento antisismico della chiesetta di Monteluce sono previsti 300.000 euro. Ci sono poi 150.000 euro in favore dei comuni per il dissesto idrogeologico e 70.000 euro per le politiche giovanili. Contributi per l'acquisto della prima casa. Se ne è parlato in terza commissione consiliare. Il vicepresidente della terza commissione consiliare Sergio De Vincenzi ha interrogato l'assessore regionale Giuseppe Chianella per avere chiarimenti sui termini di accesso al bando per l'erogazione dei contributi pubblici per l'acquisto della prima casa da parte di coppie, famiglie monoparentali e single residenti in Umbria, segnalando le criticità che rendono il bando poco accessibile, soprattutto per le famiglie con più di due figli a carico. Dei 500.000 euro di budget complessivo, solo 350.000 sono riservati a coppie sposate e conviventi, una cifra che secondo De Vincenzi non risponde all'eventuale flusso di domande. Il reddito dovrà oscillare per le famiglie fra i 7 e i 23.500 euro, per i single tra i 7 e i 18.000. Molte famiglie, fatto notare De Vincenzi, rischiano di essere tagliate fuori perché superano il tetto ma non possono considerarsi ricche e non bisognose di un sostegno per l'acquisto della casa. Critiche anche sul limite massimo di 95 metri quadrati e sulle condizioni di favore riservate all'acquisto di una casa nei centri storici. L'assessore Chianella ha specificato che il bando punta sulla rivitalizzazione dei centri storici, ma in futuro si potrà discutere delle esigenze delle famiglie numerose, fermo restando che la legge dello Stato prevede contributi solo per alloggi fino a 95 metri quadrati, che delimita il confine fra casa popolare e abitazione di lusso. Fanno eccezione gli alloggi recuperati, considerati con le loro caratteristiche originarie. È augurabile che lo Stato incrementi le risorse per l'edilizia a canone popolare, ha detto Chianella, in considerazione del fatto che c'è una fascia sociale che non può accedervi perché si trova in una situazione appena al di sopra di quanto prevede la legge per l'assegnazione di alloggi. Ma nell'agenda attuale del governo, ha rilevato, non ci sono proposte di modifica in questo settore. Il consigliere regionale Marco Vinicio Guasticchi annuncia di avere presentato una interrogazione a risposta scritta per sapere dalla giunta di Palazzo Donini
Quali iniziative sono state avanzate da parte dei soggetti promotori nei confronti della Regione Umbria per la condivisione del percorso istitutivo del Parco Nazionale Catria Nerone e Alpe della Luna e quale posizione intende assumere l'esecutivo regionale? Guasticchi si dice contrario alla nuova area protetta che andrebbe solo a complicare, dice, la vita e le attività economiche del territorio interessato. Nei giorni scorsi anche il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini, è intervenuto sulla questione, annunciando a sua volta la presentazione di una interrogazione e parlando di un parco nazionale tra le colline Alto Tiberine inutile e di ennesimo carrozzone, così il consigliere Mancini. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, in una interrogazione puntano il dito sulla vicenda acciai speciali Terni Thyssen. Chiedono all'esecutivo regionale un controllo rigoroso degli standard retributivi e dell'inquadramento degli esternalizzati di AST ThyssenKrupp. Una informazione su come la Regione stia agendo per tutelare dipendenti, storia e valore della ditta Iosa Carlo. Liberati e Carbonari chiedono inoltre di conoscere i motivi per cui nella estenuante attesa del vincitore della gara Thyssen per il recupero delle scorie, la Regione non stia ancora imponendo l'aggiornamento della VIA, la valutazione di impatto ambientale su questo sito produttivo. I consiglieri regionali del Partito Democratico, Carla Casciari e Giacomo Leonelli, annunciano un'interrogazione alla Giunta per conoscere nel dettaglio il progetto relativo alla nuova viabilità prevista a Colle Strada in conseguenza dell'insediamento di IKEA. Secondo Casciari e Leonelli sembrerebbe che non si tengano in giusta considerazione gli ingenti flussi di traffico provenienti dal nuovo collegamento Perugia-Ancona e dalla E45 direzione nord-sud. I consiglieri del Partito Democratico vogliono conoscere anche l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione da ANAS, Eurocommercial e Comune di Perugia per la realizzazione degli interventi previsti e per conoscere i tempi di attuazione previsti. E dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati, Maria Grazia Carbonari, anche una interrogazione su come la Giunta vorrà affrontare emergenze come quella di Gubbio, visto che dispositivi a biomasse di identica e superiore potenza stanno già fiorendo ovunque, causando problemi alla qualità della vita delle famiglie che ne subiscono la presenza. La Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porsi, intervenuta al convegno Gli interventi per l'internazionalizzazione delle imprese, domande valutative, disegni di analisi e utilizzo dei risultati, svoltosi a Trieste nei giorni scorsi, ha sottolineato nel suo intervento che il futuro delle assemblee legislative e di tutte quelle realtà chiamate a prendere decisioni e a verificarne l'efficacia sta nella implementazione delle clausole valutative e nell'utilizzare i risultati ottenuti come pietra angolare per la programmazione e il monitoraggio delle proprie priorità amministrative. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive locali dell'Umbria, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente è visibile su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.